Vuoi vincere skin, pass battaglia o un qualsiasi regalo da parte mia su Fortnite? È molto semplice, basterà iscriverti al canale attivando la campanella delle notifiche, lasciare un bel like e condividere il video a tutti i tuoi amici e infine mandarmi una richiesta sul mio account appunto dove faccio i regali. In questo modo appunto avrai delle possibilità di ricevere un regalo da parte mia su Fortnite. Ovviamente più mi ci farai iscrivere più possibilità di vincere avrai e non mancherai nelle mie live su YouTube se vuoi provare a vincere skin, pass battaglia o V-Bucks. Bene a tutti in questo nuovo video, ti è ben pregiato, io andrò appunto a vedere come completare tutte le sfide della settimana 9 di Fortnite. Appunto completando queste sfide potremo finalmente sbloccare la nuovissima versione di Wolverine, che è esattamente lo stile di Logan. Eccolo qui lo stile che andremo a sbloccare, e per sbloccarlo, come ci è descritto esattamente lì a sinistra, dovremo completare in totale 60 sfide di qualsiasi settimana e ovviamente dovremo anche aver sbloccato Wolverine. Quindi completando queste 60 sfide settimanali appunto potremo portarvi a casa questo bellissimo stile di Logan. Però prima di cominciare a vedere appunto come completare tutte le sfide della settimana 9 di Fortnite, come al solito vi ricordo di lasciare un bel like, iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche, così siamo aggiornati su questi video e live lo skin pass battaglia. Infine condividi questo video a 100 amici e mo fai anche a loro come completare tutte le sfide della settimana 9 di Fortnite. Prima sfida dovremmo cercare Forciere Upstate New York. Dove si trova New York all'interno della mappa di Fortnite? New York sulla mappa di Fortnite corrisponde esattamente alla zona che ha portato Iron Man qualche aggiornamento fa. Infatti basterà recarvi appunto qui in tutta questa zona della Stark Industries, compreso anche il lago, e questa è proprio la zona di New York, viene chiamata, si chiama proprio così, e vi appare anche scritto quando entrate qui, magari in lista squadre oppure in singolo, in coppia e squadre. Quindi vi recate qui in questa zona di New York e appunto aprite 7 forciere. Davvero sfida molto molto semplice, ne troverete tantissime, perché poi questa zona è molto molto vasta, c'è sia la zona del lago, sia la zona della Stark Industries, sia questa zona del ponte, quindi avrete davvero tantissimi forzieri da aprire e completare questa sfida in pochissimi secondi. Quindi vi regate qui ed eseguite queste eliminazioni. Raccogliere il metallo da pantano palpitante, quindi vi recate proprio qui a pantano palpitante, esattamente in questo punto della mappa, e raccogliete metallo quanto basta, quanto ve ne chiede la sfida. Quindi davvero sfida semplicissima, troviamo tantissimo metallo qui a pantano palpitante e sfida completeremo in pochissimi secondi. Quarta sfida, dovremo pescare al lago Cuore, quindi praticamente dovremmo recarci esattamente qui nella zona di New York sopra la Stark Industries, e qui troveremo il lago a forma di cuore. Quindi basta recarci qui, munirci di una canna da pesca e appunto pescare. Beh, basta pescare qualsiasi cosa e avremo portato al termine questa semplicissima sfida. Quindi vi ripingo ancora qui sopra la Stark Industries, in questo punto esatto, è molto grande ed è anche molto molto visibile da vedere, qui appunto vi potete sbagliare. Dovremmo appunto munirci di un veicolo, un'auto, un elicottero e molto altro, e appunto dovremmo fare danno agli avversari. Io sono qui in laboratorio, quindi spawno i bot, quindi spawno il bot, prendo l'auto, gli vado incontro e gli faccio danno. Infatti ho fatto 60-50 di danno. Quindi sfida semplicissima, eseguite i danni che vi chiede la sfida e l'avete completato. Devi farla anche con una barca, con un elicottero, quindi un qualsiasi veicolo lo trovate qui all'interno della mappa. Infatti ecco qui l'abbiamo addirittura ucciso. Quindi davvero sfida semplicissima e come vedete, come al solito, in pochissimo tempo. Sesta sfida, dovremmo guidare una barca dalla fortia all'autorità in meno di 4 minuti. Quindi dovremmo dirigerci qui alla fortia a recuperare una barca e arrivare a fare tutto quanto il percorso fino all'autorità, che adesso si chiama Le Rovine, in 4 minuti. Quindi adesso vi farò vedere tutto quanto il percorso, come farlo. Quindi regate qui in questo punto della fortia, che qui troverete una barca. Quindi regate qui, prendete la barca e adesso in poi vi faccio vedere il percorso più breve per arrivare appunto all'autorità, oppure alle rovine, che come si chiama adesso. Quindi partiamo subito e cerchiamo di arrivarci in meno di 4 minuti.
Eccoci qui arrivati all'autorità, oppure alle rovine come si chiama ora, e ci abbiamo messo neanche un minuto e qualcosa, quindi davvero sfida semplicissima. Mentre voi avete visto più velocizzato, però è davvero una sfida molto molto semplice. Quindi appunto, rigate da qui alla Fortiglia fino a qui all'autorità in meno di 4 minuti. Settima sfida, dovremo appunto percorrere 20.000 metri in un veicolo. Ovviamente questa sfida sarà con un gruppo assistito, quindi la potete completare anche con tutti quanti i vostri amici. Quindi appunto salite su un qualsiasi veicolo, che sia una barca, che sia un'auto, che sia un elicottero, basta un qualsiasi veicolo, e percorrete 20.000 metri. Quindi in totale sono appunto 20 km. Quindi andate un po' sulla barca, girate un po', vi girate un po' la mappa, anche con l'auto, e completerete questa sfida perché l'anno sarà anche col gruppo assistito, quindi la potete fare anche insieme a tutti quanti i vostri amici. Ultima sfida, dovremmo infliggere danni agli avversari al cimitero di Sentinel, quindi dovremmo dirigerci esattamente in questo punto della mappa, al cimitero di Sentinel, e dovremmo infliggere danni agli avversari, quindi davvero sfida semplicissima, non so quanti danni si dovranno infliggere, però appunto penso sempre 500, 1000, qualcosa del genere, quindi davvero sfida semplicissima. Vi dipingo ancora la posizione, il cimitero di Sentinel si trova esattamente in questo punto della mappa. Quindi spero che questo video sia stato d'aiuto per capire come completare tutte le sfide della settimana 9 di Fortnite. E se così come al solito vi ricordo di lasciare un bel like, iscrivervi a questo canale, attivando la campanella delle notifiche, così siamo aggiornati su questi video e live lo schino battaglia. Infine condividete questo video con i tuoi amici e muovete anche a loro, come appunto completare tutte le sfide della settimana 9 di Fortnite. Noi ci vediamo al prossimo video, alla prossima live.